Io sono siciliano. Progetto pensando al sole, non ad una giornata di pioggia. Nasco come architetto, amavo dipingere. Mio padre la vedeva come un'attività ovviamente quasi ludica e non di mestiere. Questo ha preparato un po' la progettazione nella mia testa con uno sguardo quasi orizzontale, molto ampio. Sono Francesco Lucchese e faccio il designer con una propensione a guardare progetto di prodotto come guardo l'architettura. Una delle prime progettazioni è stata una progettazione di lampade. Era una moda molto d'accento negli anni 90, quello di avere delle lampade col vetro di Murano, quindi c'è stata anche un po' questa associazione. La luce è diventato uno dei punti di forza della progettazione ancora oggi nel mio studio, perché mentre immaginiamo come questa casa deve essere poi arredata, come sarà, ecco, la immaginiamo anche durante la notte, non solo durante il giorno, e quindi l'elemento luce diventa veramente tridimensionale. L'area di Bovisa è un'area storica milanese a livello industriale, è nella zona nord di Milano e siamo a ridosso, diciamo, della zona che porta verso la Brianza. Io insegno al Politecnico e mi sembrava interessante avere uno spazio a ridosso dell'area in cui una o due volte alla settimana si fa didattica. E poi l'interesse per i ragazzi e l'attività didattica che crea sempre tanta emotività. La curiosità sul gesto e sulla gestualità umana in generale è sempre un punto di partenza molto concreto, molto reale. Il perfezionismo è un'area di progetto che cerchi sempre. In realtà ti scappa. Altre volte, quando puoi controllarla sin dall'inizio, la ricerca del dettaglio e la perfezione è avere una sorta di sensazione interiore che hai fatto su quel materiale, su quell'oggetto, un prodotto straordinariamente equilibrato. L'approccio del pubblico diventa: è bello, lo voglio. Non ha bisogno di spiegazioni.